is on fire. La 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 Pioli is on fire. La 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 Pioli is on fire. Vai cazzo, ce l'abbiamo quasi fatta, ce l'abbiamo quasi fatta. Dai cazzo, 2-0, Atalanta fuori dai coglioni anche lei. Grande così, così ci vuole, così ci vogliono i coglioni, il cuore. Mamma mia te Hernandez, alla George Weah te Hernandez, alla George Weah. Mamma mia che bello ragazzi, un punto, manca un punto solo e siamo campioni d'Italia. Mamma mia, un punto solo, un punto bastardo e siamo campioni d'Italia. Sempre che i cugini poveri di Milano stasera non fanno un risultato diverso dalla vittoria. Allora si festeggia anche stasera e ci rivediamo qui sul canale. Quindi iscrivetevi e lasciate un like e lasciate un commento e lasciate tutto quel cazzo che volete perché siamo quasi al 95%, siamo campioni d'Italia ragazzi. Che bello, adesso si va sul divano in relax totale a tifare quella grandissima squadra che è il Cagliari, che poverina si deve salvare. Mamma mia che bello, che bello, che bello, che bello, mamma mia che bello, fantastico. È andato tutto bene, anche se all'inizio io pensavo che insomma non la portavamo a casa tanto facilmente e stavo quasi pensando che poteva andarci bene un pareggio e poi andarci a giocarci tutto a Sassuolo. Così non è stato, fortunatamente. Questo l'ho pensato perché all'inizio vedevo Calabria che sbagliava, Tonali che non era il solito Tonali, anche Leao un po' fuori ruolo, ma giocava un po' più al centro, quindi insomma non faceva le sue solite sgroppate. Poi alla fine ragazzi si è risolto tutto, un bel passaggio smarcante di Messias e anche il telefono sta festeggiando, non capisco più niente. Un bel passaggio di Messias, gol di Leao che trova sempre il modo di farsi perdonare, questo modo di giocare che sembra un po' così, un po' senza voglia, ma alla fine la butta sempre dentro. E poi vabbè, cosa cazzo dobbiamo dire di Theo Hernandez? Cosa cazzo dobbiamo dire di cavallo pazzo Theo Hernandez? Che parte dalla difesa, gioca slalom come se fosse un sciatore sulla 3-3 di Madonna di Campiglio, arriva in fondo, gira a sinistra, tira a destra, gol 2-0. È grandissimo. Non mi sembrava vero e per questo motivo ero spaventato anche sul 2-0 quando mancavano 10 minuti alla fine. Cioè spaventato, ero timoroso perché l'Atalanta è una squadra che comunque può sempre impensierire. Che bello. Che bello ragazzi. Che bello, fantastico. Non posso aggiungere nient'altro che dire che è bellissimo. È bellissimo essere milanisti. Ah, ecco, posso dire che lo stadio era una bolgia infernale. Fantastico vedere lo stadio tutto rosso-nero. Forse ci saranno stati 500 tifosi dell'Atalanta, così dico per dire, perché non lo so. Ma il resto era tutto rosso-nero. C'è stata anche la Ola, che non vedevo da non so quanti anni, nello stadio di San Siro, rosso-nero. E va bene così. Sono emozionato. Niente ragazzi, lasciatemi un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale, alzate la campanella così se magari l'Inter non vince contro il Cagliari, ci rivediamo dopo per tirare 4 strilli. E adesso non voglio più neanche essere scaramantico, ma se l'Inter non vince ci vediamo dopo per fare 4 strilli e festeggiare insieme. Ciao, a dopo.